Carissimi amici, in questa quinta puntata di In viaggio con il profeta della bellezza vi porterò alla scoperta delle bellezze dell'arte della città di Milano. Per iniziare andremo alla Pinacoteca di Brera, nella sala 6, dove troviamo due opere bellissime che sono la Pietà di Giovanni Bellini, databile intorno al 1465-1470. Qui vediamo il corpo di Cristo morto che è sorretto dalla Vergine e da San Giovanni a destra. La mano di Gesù poggia in primo piano su una lastra marmorea su cui si trova la firma dell'artista e una frase tratta dal libro delle Elegie di Properzio. Tale artificio separa il mondo reale dello spettatore da quello dipinto, ma tramite la travellicazione di questo confine, operato in questo caso dalla mano, si tende un'illusoria fusione tra i due mondi. A Bellini sembra interessare la rappresentazione della dolente umanità dei protagonisti. I volumi statuari delle figure amplificano il dramma che si condensa nel muto dialogo tra madre e figlio, mentre lo sguardo di San Giovanni tradisce un composto sgomento. Poi lo scambio di emozioni si riflette nel sapiente gioco delle mani, con un forte senso di dolore ed amarezza. Poi abbiamo il Cristo morto di Andrea Mantegna, databile intorno al 1475-1478. L'iconografia di riferimento è quella del compianto su Cristo morto, che prevedeva la presenza dei dolenti riunita attorno al corpo di Cristo che veniva preparato per la sepoltura. Mantegna strutturò la composizione per produrre un inedito impatto emotivo, con i piedi di Cristo proiettati verso lo spettatore e le fughe di linee convergenti che trascina l'occhio di chi guarda al centro del dramma. A sinistra, compressi in un angolo, si trovano la Vergine e Maria che si asciuga le lacrime con un fazzoletto e San Giovanni che piange e tiene le mani unite. Il forte contrasto di luce proveniente da destra e ombra origina un profondo senso di pathos, ogni dettaglio amplificato dal tratto incisivo delle linee, costringendo lo sguardo a soffermarsi sui particolari più raccapriccianti, come le membra irrigidite del rigor mortis e le ferite ostentatamente presentate in primo piano. Poi abbiamo pure i fori nelle mani e dei piedi, così come i volti delle altre figure, soccati dal dolore, sono dipinti senza nessuna concessione di idealismo o retorica. Adesso vi porto a Museo Pol di Pessoli, dove troviamo il ritratto di Giovane Dama attribuito a Piero Antonio del Pollaiolo e databile intorno al 1470-1472. La donna è raffigurata sullo sfondo di un cielo azzurro solcato da alcune nubi ed è posta di profilo con una linea di contorno netta ed espressiva. L'ambientazione all'aria aperta segna la perfetta armonia tra natura e bellezza femminile. La fanciulla è ritratta fino alle spalle, con una leggera torsione del busto che permette di vedere la forma della scollatura. Grandissima attenzione è data dalla descrizione della veste, dei gioielli e dell'elaboratissima acconciatura, sottolineando il carattere nobile e benestante della donna. Si avvicina all'arte fiamminga la straordinaria attenzione ai valori della luce, che definisce con vari effetti numerosi materiali raffigurati. Dalla brillantezza delle perle alla lucentezza dei capelli, dalla delicatezza dell'incarnato fino ad effetti virtuosistici come il velo che copre delicatamente l'orecchio. Il gioiello che essi indossa sembrano rimandare a significati nuziali, suggerendo una possibile destinazione del ritratto come parte della dote o come dono per la famiglia dello sposo prima della sigla del contratto matrimoniale. Le perle alludono alla purezza virginale e il rubino al rosso dell'amore. Ora vi porterò all'interno della Pinacoteca Ambrosiana, dove troviamo il famoso ritratto di Musico di Leonardo da Vinci, databile intorno al 1485. Leonardo raffigura un giovane musicista dalla folta capigliatura, ritratto a mezzo busto di tre quarti, girato verso destra, con in mano un cartiglio musicale. Lo sguardo è distante, ma vivo e intelligente, trattato con forte chiaroscuro che ne fa emergere tutta la sua plasticità. Particolarmente espressivi sono gli occhi, indagati con finezza, con diverso passaggio di luce ed ombre, mentre la capigliatura è abbondante e riccia, di colore biondo, ricavato con luminescenze dorate.
In questo ritratto c'è una forte introspezione psicologica che si rifà ai ritratti di Antonello da Messina. Un luogo emblema dell'arte a Milano è sicuramente il Cenacolo Vinciano, all'interno del refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie, dove Leonardo lavorò tra 1494 e 1498 all'affresco raffigurante l'Ultima Cena. Ebbe l'incarico dal duca Ludovico il Moro, che gli fece abbandonare, dopo ben 10 anni di lavoro, il progetto del grandioso monumento equestre dedicato a Francesco Sforza. L'affresco si basa sul Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetti 21, nel quale Gesù annuncia che verrà tradito da uno dei suoi apostoli. Qui Leonardo studiò i moti dell'animo degli apostoli, sorpresi e sconcertati dall'annuncio dell'imminente tradimento di uno di loro, ossia Giuda Iscariota. Dentro la scatola prospettica della stanza, Leonardo ambientò in primo piano la lunga tavola della cena, con al centro la figura isolata di Cristo, di forma pressoché piramidale, per le braccia distese. Egli è capo reclinato, gli occhi socchiusi e la bocca appena discostata, come se avesse appena finito di pronunciare la fatidica frase «Uno di voi vi tradirà». Con quel gesto di quieta rassegnazione, Gesù costituisce l'asse centrale della scena compositiva, non solo nelle linee dell'architettura, ma anche nei gesti e nelle linee di forza degli apostoli. Dal punto di vista geometrico, l'ambiente è semplice e calibrato. Attraverso elementari espedienti prospettici, come la quadratura del pavimento, il soffitto a cassettoni, gli arassi appesi alle pareti, le tre finestre del fondo e la posizione della tavola, così si ottiene l'effetto di sfondamento della parete su cui si trova il dipinto, una sorta di raffinato Trondheim. Attorno a Cristo, gli apostoli sono disposti in quattro gruppi di tre, diversi ma equilibrati simmetricamente. L'effetto che ne deriva è quello di successive ondate che si propagano a partire dalla figura di Cristo, come un'eco delle sue parole che si allontana, generando stati d'animo più forti ed espressivi negli apostoli vicini, più moderati e increduli in quelli all'estremità. Ogni singola condizione psicologica è approfondita con le sue peculiari manifestazioni esteriori. Pietro, con la mano destra impugna il coltello e, chinandosi impetuosamente in avanti con la sinistra, scuote Giovanni dicendogli: «Di chi è colui a cui si riferisce?» Giuda, davanti a lui, stringe la borsa con i soldi, indietreggia e, con aria colpevole e nell'agitazione, rovescia la saliera. All'estrema destra del tavolo, da sinistra a destra, abbiamo Matteo, Giuda Taddeo e Simone, che esprimono con gesti concitati il loro smarrimento e la loro incredulità. Invece Giacomo il Maggiore spalanca le braccia attonito. Vicino a lui Filippo porta le mani al petto, protestando la sua devozione e la sua innocenza. Come ultima tappa vi porto all'interno del Castello Sforzesco, dove nel percorso museale è esposta in una sala a parte l'ultima opera di Michelangelo, ossia la Pietà Rondanini, che è databile intorno a 1552-1564. Il gruppo scultoreo ha parti condotte a termine riferite alla prima stesura e parti non finite, legate ai ripensamenti della seconda versione mai compiuta. Le parti condotte a termine sono un braccio destro di Cristo staccato dal resto del corpo e rotto a una testa poco sopra il gomito, le gambe del Redentore tracce di un diverso orientamento del volto della Vergine. Le parti relative alla nuova elaborazione sono il nuovo volto e il corpo della Vergine, il torso magrissimo e la testa di Cristo. Tutta l'attenzione dell'artista è concentrata sul rapporto tra madre e figlio morto. Il torso del Salvatore è leggermente piegato in avanti e schiacciato contro il corpo della Vergine, quasi a formare un toccante tutt'uno, con una forte tensione emotiva. Maria non sembra più reggere il figlio, ma i due sembrano piuttosto unirsi in un abbraccio che comunque non riesce a trattenere il corpo di Cristo, il quale sembra scivolare via inerme. Se guardate di lato, l'assalto appare curva in avanti. Questa curvatura infatti dà un senso di slancio verso l'alto. Con questo termino la quinta puntata e ci vediamo la settimana prossima con la sesta puntata dedicata alla città di Palermo. Ciao!